Mister. Ciao. Ok. Ah, mister, ho trovato a mese. Partita che forse sarà un po' diversa dalle ultime trasferte, no? Perché insomma la Cavese non è il Bisceglie, non è il Rieti, ha un suo impianto di gioco particolarmente definito. Questo potrebbe in qualche modo far sì che insomma si veda una partita di calcio e quindi immagino favorire il Catanzaro, no? Favorire? Questo non lo so, voglio dire, si dovrebbe giocare una partita diversa certamente rispetto alle ultime trasferte, quella di Bisceglie e quella di Rieti, perché la Cavese è squadra che tanto non perde da tante partite ed è una squadra che ha un impianto di gioco consolidato. All'andata loro sono venuti un pochino snaturandosi, però era un altro momento della stagione. Io penso che domani sarà un confronto bello, cioè si vedrà giocare a calcio e questo non è che ci favorisce. Diciamo in qualche modo si rispettano le regole, perché poi anche le condizioni, mi auguro che siano migliori anche del terreno di gioco a Cava. La Cavese è una squadra organizzata, una squadra frizzante, una squadra che gioca le partite per vincere, gioca per le partite per aggredirti, gioca le partite per prendere il controllo della gara e quindi... Si giocherà di più, di questo ne sono certo, e sono anche sicuro che sarà una bella partita, perché si affrontano due squadre che cercheranno di superarsi giocando a calcio. Ormai tutte le partite, soprattutto in questo periodo, sono partite decisive, no? Lo sarà anche questa, lo sarà per la Cavese, perché sta giocandosi la possibilità di accedere ai playoff. Le chiedo quanto sarà decisiva per il Catanzaro e per che cosa? Sono tutte decisive, si gioca adesso, si gioca sempre per vincere, perché un altro risultato non va bene. Tutte le squadre affrontano queste partite, tranne alcune che magari possono gestire. Faccio l'esempio del Bisceglie, faccio l'esempio del Siracusa, faccio l'esempio del Rieti, no? Che avendo la Paganese abbastanza distante possono pensare anche di fare qualche calcolo, ma per tutte le altre sono tutti scontri dentro fuori, quindi si gioca per vincere, è fondamentale vincere, perché si continua a mantenere l'asticella alta su un obiettivo che per ogni squadra, in questo caso per noi, è quello di migliorare la nostra posizione in classifica. Noi la vogliamo migliorare, questo, in queste 7 partite. Siamo l'unica squadra, una fra quelle davanti, a farne 7, perché ne dobbiamo recuperare una, come sapete. In queste 7 partite noi dobbiamo alzare l'asticella e provare in tutti i modi a migliorare la posizione. Con i pareggi non la migliori la posizione. Tanti problemi, dicevo prima, un po' microfoni spenti, tanti problemi. Questo insomma è un po' il leitmotiv di questo periodo, no? Purtroppo è da un po' di tempo che non ha tutta la rosa a disposizione. Come affronterà da questo punto di vista questa partita? Manca gente, però abbiamo sempre all'interno dell'organico delle alternative fra virgolette importanti, dei giocatori che fanno parte del contesto. Io non mi lamento, perché poi non serve. Purtroppo alcune cose sono successe, le conoscete, si è aggiunta anche quella di Statella per un colpo al ginocchio, ed essendo proprio alla vigilia della partita diventa difficile recuperarlo, ma come sempre non mi lamento, voglio dire, all'interno della rosa abbiamo dei giocatori non in grado di sostituire, di avere un ruolo importante. Non lo so neanche ancora quello che farò, abbiamo provato diverse ipotesi, anche la possibilità di cambiare, non lo so, ma di certo andremo a giocarci questa partita, e soprattutto credo che sarà una partita diversa dalle ultime trasferte. I motivi ve li ho spiegati prima. La Cavese è squadra ben allenata, organizzata, poi sul loro campo hanno fatto anche tanti punti, non è che hanno vinto tante squadre lì. Ce l'andremo a giocare sul campo, che è sempre la cosa che più vale, è più importante. Mister, quanto le è piaciuto il 4-4-2 nel primo tempo con la Sicura Leozio, che è stata una soluzione che ha sorpreso un po' tutti, e quanto pensa possa essere una soluzione valida in questo periodo in cui non tutti sono al meglio? Può essere piaciuto, ci abbiamo lavorato, perché poi fare salti nel buio non mi piace, ma al di là dei numeri, che veramente, credetemi, hanno un'importanza relativa, perché poi alcune...
Esattamente, alcune sfumature, alcuni dettagli, si possono fare tante cose. Non è vero che la difesa a tre, si può giocare a tre e uscire il gioco a quattro, ad esempio. Si può giocare a quattro e uscire il gioco a tre, si può giocare con tre giocatori in mezzo al campo. Ci sono dei criteri, noi i modelli organizzativi li abbiamo. Quando decidiamo di fare una cosa è perché pesiamo ogni aspetto, nel caso della settimana scorsa ne abbiamo già parlato, di certo andrà in campo il solito Catanzaro e se ci sono le condizioni per confrontarsi attraverso il rispetto delle regole, noi lo faremo e domani credo che sarà così. Quindi per fare un po' un piccolo assunto di ciò che ho detto, si possono fare tante cose attraverso poi gli equilibri e soprattutto l'atteggiamento di una squadra. Noi abbiamo un atteggiamento, quello dobbiamo coltivare, questo filo conduttore, poi i numeri possono pure variare, ma cambia poco. Figliomeni ritorna nella lista dei convocati dopo un mese e mezzo, come sta, quali sono le sue condizioni, quali sono pure le condizioni di Lurzi che è quello degli attaccanti che avrebbe... No, Dursi sta bene, questa settimana non ha avuto nessun tipo di problema, Figliomeni ha fatto questo percorso di recupero e oggi ritorna a essere convocato dopo un po' di tempo, chiaramente non è un giocatore al massimo, chiaramente è un giocatore che va dosato, ma risolto il problema, diciamo, più acuto da qui, mi auguro, da qui alla fine può soltanto migliorare, Figliomeni è un giocatore importante per esperienza, per spessore, per personalità. Mister, in una conferenza stampa Breno Monopoli, se ricordo bene, lei aveva detto tra qualche settimana avremo un quadro più chiaro, no? Insomma, quello che dovrà essere la classifica, che poi sono i valori definitivi. A questo punto, visto che sono passate 4-5 partite, la sua idea è quella? La mia idea è che abbiamo perso tre partite e che è evidente che l'obiettivo primo posto e obiettivamente, anche se non lo è ancora matematicamente, è molto difficile. Se quelle tre partite non avessimo perse, ragioneremmo in un modo diverso. È questo, sono sempre i risultati quelli che ti danno poi una visione e una direzione. Purtroppo siamo incappati in quel periodo anche maldestro, ma non come prestazioni, per una serie di circostanze ne abbiamo parlato, però adesso queste sette partite che mancano noi la vogliamo migliorare questa posizione, perché poi diventa fondamentale migliorarla anche in ottica playoff. Ci sono delle posizioni che ti danno dei vantaggi innegabili, danno dei vantaggi importanti, quindi l'obiettivo è questo. Di non avere incidenti di percorso e di migliorare questa posizione, che in questo momento siamo quarti, però rispetto a quelle che ci precedono abbiamo una gara in più da giocare, ma si gioca gara dopo gara, da qui alla fine. Nel frattempo sono aumentate le squadre che concorrono, insomma, che lottano per i playoff, per la casa stessa, sono sempre di più le squadre, peraltro raccolte nel giro di pochissimi punti, quindi il campionato probabilmente tutto ciò favorisce la regolarità. Questo è normale, perché quando le prime 10 entrano è evidente che gli spazi per poter partecipare alla coda dei playoff sono enormi, no? 10 squadre sono tante, la prima vince e poi dal secondo posto al decimo sono tante, a parte che c'è anche il fatto che se qualche società vince, ad esempio se la Viterbese dovesse vincere la coppa di questo girone, si aprono spazi, ci sono spazi per tutti, certo che così il campionato diventa regolare. L'unica cosa che lascia un po' così è questo distacco della Paganese, che sembra che in questo momento i play-out potrebbero anche non esserci. L'ultima cosa che si diceva, che questa è una squadra che gioca abbastanza bene, ben organizzata, però guidata da un suo collega, insomma, gioca a Modica, che fa giocare bene le sue squadre, probabilmente anche lui, o meglio, probabilmente lui, insomma, ha rivisto anche le sue convinzioni, per esempio giocava con un 4-3-3, pare che quest'anno abbiamo utilizzato anche altri metodi, insomma, anche altri sistemi in campo, anche perché chiaramente ha adeguato il modulo ai calciatori di campo. Ma di certo lui sa quello che fare, ma diciamo che la Cavese è una squadra temibile, l'ho già detto prima, di base stanno in un campo in un certo modo, poi
poi se a 5 minuti alla fine a Castellammare cambia atteggiamento, sono passati a un 3-5-2 perché il risultato andava bene, questo è soltanto un piccolo dettaglio. Domani secondo me affrontiamo una squadra che gioca bene a calcio, anche meglio di tante altre squadre che la precedono, che gioca anche meglio a calcio di tante squadre che gli stanno davanti, e questo poi è un po', diciamo così, il mistero. Una squadra che viene anche da una settimana di ritiro, noi siamo pronti, siamo preparati, voglio dire, conosciamo tutto, sappiamo tutto, l'ho detto prima, non ci sono mezzi termini, si fa giocare per vincere, perché questo lo dico con tutto il rispetto per l'avversario, perché a 7 giornate alla fine. Mister, la Cavese è squadra che gioca bene, squadra che soprattutto gioca le partite rispetto all'avversario, alla fronte di Saperto, potrebbe essere questa anche l'occasione per il Catanzaro di schierare un po' più di fisicità al centro del campo, quindi magari l'occasione per De Lisio di fare un mutaggio? Non lo so, ci sono dei giocatori, non mi fate domande sulla formazione perché non dico nulla, ci sono delle possibilità, in mezzo al campo non c'è soltanto De Lisio, c'è anche Eglu che è un giocatore giovane ma di grande valenza, quindi alcune cose si potrebbero cambiare, francamente non lo so cosa, o meglio lo so ma non ve lo dico.